Per la 36esima puntata del Grande Fratello VIP 7 Sonia Bruganelli ha scelto un bellissimo abito. Anche abbastanza costoso. Non proprio alla portata di tutti. Anche questa volta, l'opinionista ha optato per un vestito con un prezzo che supera i 2000. Un gran bell'abito, caratterizzato da tre colori. Rosso, nero e bianco. Con un'acconciatura raccolta e un paio di décolleté bianche, Sonia indossa molto bene questo abito a maniche corte. Ha accostato un paio di orecchini color argento a forma di cerchio e una collana girocò. Giovedì scorso Bruganelli era approdata nello studio di Canale 5 per svolgere il suo ruolo di opinionista con un abito rosso di Valentino di 2.400 euro. Questa volta ha scelto un tubino in jacquard di Alexander McQueen. Questo vestito costa un po' di più rispetto al precedente. Infatti, ha un costo di ben 2.500 con stampa mushroom spores nera, rossa e bianca. Questo tubino è in maglia a coste a contrasto ed è caratterizzato dalle maniche stile bomber. I dettagli con zip sull'orlo rendono ancora più particolare l'abito a maniche corte indossato da Sonia al GF VIP 7. Sebbene a volte sia stata criticata per i suoi outfit, Sonia attira sempre in positivo i commenti sui suoi outfit proposti nello studio di Canale 5. Questo è il secondo anno consecutivo che la Bruganelli svolge il ruolo di opinionista. Durante la passata edizione, la moglie di Paolo Bonolis è stata affiancata da Adriana Volpe, con cui il rapporto non è mai stato dei migliori. La settima edizione la vede, invece, al fianco di Orietta Berti, con cui sembra esserci una bella amicizia. Dunque, nessun litigio in studio quest'anno per Sonia. Non perde tempo, però, a confrontarsi con chi sta dentro la casa di Cinecittà. Proprio nel corso della puntata di stasera, Bruganelli ha senza problemi criticato l'atteggiamento di Edoardo Donnamarì. Thank you.